Amici sportivi all'ascolto, un cordiale e affettuoso saluto, buon lunedì, bentrovati al consueto appuntamento con Tifosi dalla Luna, una settimana di calcio che vedrà il Napoli impegnato contro la Lazio giovedì al San Paolo, ma che ha visto ieri giocare il Napoli contro l'Inter e fare anche un buon risultato, a mio avviso giusto risultato contro una grande che non perdeva né pareggiava da 11 partite, quindi per il Napoli è stato un buon risultato sicuramente, ma anche una buona prestazione. Ne parleremo stasera insieme a voi, ma soprattutto insieme al mio ospite che stasera mi pregio di avere qui, il direttore sportivo Gigi Pavarese. Caro Gigi, ciao. Buonasera, grazie per avermi invitato. No, grazie a te per essere venuto. Il nostro numero adesso fra un po' va anche in sovraimpressione, è il 728 14 14 per andare in diretta con noi. E allora stasera parliamo subito un po' di calcio, poi parleremo di quello che sta cercando di nascere, o se nascerà, ma lo vedremo dopo. Una nuova Superlega, ne parleremo dopo. Intanto Gigi, commentiamo questa partita di ieri. Bella partita, mi è piaciuta. Giocata tra due squadre che hanno dimostrato di Napoli meriterebbe molto di più in classifica, ma soprattutto è stata una bella partita a scacchi tra i due allenatori, con il Napoli che si è lasciato preferire, perché la pressione attuata sin dall'inizio della partita sui portatori di palla, soprattutto sui difensori dell'Inter, è stata molto molto interessante. Ha messo in difficoltà una squadra che cinica, molto cinica, una squadra che comunque credo che al di là di tutto meriti di vincere il titolo, questo grazie soprattutto alla caparbietà e alla testardaggine del proprio allenatore, ma una squadra che comunque anche ieri sera a Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra, si è ripresa prontamente dopo la sfortunata autorete di Handanovic, dove sinceramente speravo che il Napoli in quel momento potesse cercare di avere la meglio e, trovando subito la seconda rete, ma l'Inter soprattutto è entrata nel secondo tempo con maggiore caparbietà, con grande attenzione, e ha meritato il pareggio. Alla fine credo che comunque, anche se diciamo che con tutta sincerità abbiamo avuto la fortuna che i pali difendessero la nostra, cioè, ci dessero una mano in due occasioni su Lukaku, ma al di là di tutto credo che comunque è stato un risultato giusto, un risultato che premia anche la buona partita del Napoli e soprattutto la condizione fisica del Napoli che è in crescita. Ora occhio e soprattutto testa a mercoledì, perché credo che questo sia il vero crocevia per raggiungere quella posizione che ci consenta il prossimo anno di prendere parte alla Champions League, perché credo, io sono sempre convinto che uno dei quattro posti è alla nostra portata. Ecco, stamattina la Gazzetta dello Sport, andiamo sul nostro computer, ha avuto parole un po' dure verso Osimhen. Andiamo un attimo sul computer. Ah, non va bene? Allora no, andiamo dopo sul computer. C'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, sono Paolo da Napoli. Paolo, buonasera. Senti, ha visto la partita di sera, ma come si fa a non dare quel rigore? Guardate, quello è un rigore, diciamo, al 100%. Insigne. È pazzesco, allora, perché c'era il Napoli, ma non c'era il Napoli, diciamo, c'era Insigne sullo 0-0. Il va al bar per un secondo, sta un solo secondo, sta a vedere allo schermo. Ma è pazzesco, guardate, io non lo so, poi c'è Fumazzoleni, quest'altro, ma come se la società non interviene su queste cose? Quella è una vostra risposta, grazie. Sì, ma non ho capito se su Insigne o su Insigne. Io credo che sia stato quel rigore forse su Insigne nel primo tempo sullo 0-0. Non ho capito, perché glielo ho chiesto. Ma con Barella, probabilmente sì. Quel contrasto con Barella che comunque è stato sezionato, credo, dal VAR, perché comunque la partita è ripresa dopo qualche secondo di sospensione. Sì. E
sinceramente la devo dire, io che sono un convinto, cioè sono un tifosissimo, quindi soprattutto annoto tutti i torti, ne abbiamo ricevuti tantissimi questa stagione. In quell'occasione credo che comunque sia un normale contrasto, un contatto di gioco. Io sinceramente non l'hai visto. Sinceramente non ho avvertito gli estremi per il calcio di rigore. Però il signore ha ragione e sono convinto che comunque la società i suoi passi li ha fatti e si è fatto sentire il presidente sicuramente nelle stanze che contano. Vi dicevo appunto della Gazzetta dei torti subiti in passato. Vi dicevo della Gazzetta dello Sport, andiamo sul computer, Napoli Inter Gazzetta boccia Osimhen. Non ha mai visto la porta, deve maturare sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto tattico. Ma io non so. Io sinceramente, una settimana prima è un campione, la settimana dopo diventa un brocco. Allora, o comunque. Allora, io credo che bisogna tenere in considerazione soprattutto l'avversario, soprattutto i componenti della difesa dell'Inter, che se non erro comunque la più forte, cioè quella meno battuta in campionato. E credo anche, io ho visto Osimhen che comunque ha seguito quelli che erano praticamente i dettami tattici del nostro allenatore, è uno che ha prestato tantissimo nella prima fase insieme con Zielinski, soprattutto nella fase di impostazione da parte dell'Inter. Io sinceramente lodo l'abnegazione di questo ragazzo. Poi è chiaro, occasioni purtroppo non ne ha avute, dobbiamo tener conto che questo è il primo anno, non lasciamoci prendere dal fatto che è costato tanto e cosa. Questo è un grandissimo investimento da parte del Napoli, è un giocatore che aveva necessità comunque di poter entrare nel nostro campionato e quindi di poter capire soprattutto quella che è l'idea Napoli e l'idea è quello che è il calcio in Italia. È stato molto sfortunato tra Covid, infortuni, trauma cranici e via dicendo. Il ragazzo adesso sta riacquistando fiducia in se stesso, soprattutto sta ripagando la fiducia dell'allenatore e soprattutto l'investimento fatto alla società. Sono convinto che veramente questo ha le doti e le qualità per poter primeggiare in futuro. Allora, intanto, sempre dal nostro computer, le decisioni del giudice disciplinare dopo la 31esima giornata, quindi Demme, Napoli, viene squalificato per un turno, De Paul dell'Udinese, Diawara della Roma, Milinkovic della Fiorentina e Yoshida della Sampdoria. Sono questi giocatori squalificati. Andiamo al telefono. Pronto? Oh. Sì, buonasera. Ciao. Buonasera, chi parla? Ciao Angelo, sono Aurelio. Ah, buonasera Aurelio. Da Napoli. Buonasera al direttore Pavarese. Buonasera Aurelio. Dunque, allora, il problema di Osimhen è che non viene servito bene per come gioca il Napoli. Se il Napoli fa 1500 passaggi indietro, poi altri 1500 laterali, sui 30 metri e 20 metri altri passaggi sempre laterali, poi all'indietro, ma che c'entra Osimhen? Osimhen non può giocare in quel modo perché non sa giocare così. E io infatti non capisco perché Gattuso ha aspettato il 75esimo per mettere Mertens. Appena ha messo Mertens abbiamo creato due occasioni. Primo, secondo, un'altra cosa, sì. Vorrei dire, ma perché ha cambiato, perché ha fatto quei cambi di Fabian, Zielinski, che erano i due giocatori che stavano, se non altro, diciamo, creando dei pericoli, ma per quale motivo? Aure, teniamo presente che giovedì... Ha paura? Aurelio. Io non lo so, cioè, Aurelio. È il gol l'Inter
lo stava facendo proprio quando ha tolto Fabian Zelischi e ha messo Pagliarini. Aurelio, ascoltami al telefono quando ti chiedo la linea. Evidentemente c'è da pensare anche a giovedì, ci sta un'altra partita giovedì infrasettimanale, forse magari ha voluto fare un po' di cambi. È molto più importante. È molto importante con la Lazio, grazie Aurelio, grazie. Che ne pensi questa cosa? Ma guarda, al di là, io credo che i cambi siano stati determinati sicuramente dalla condizione fisica dei calciatori, tenendo soprattutto conto poi dell'impegno infrasettimanale, una partita importante come quella di giovedì con la Lazio. Chiaro, avessimo vinto la partita, stavamo qui a lodare Gattuso per questo cambio. La traversa va dentro. Potevamo anche prendere al primo tempo, quindi però, al di là di tutto, credo che comunque con grande saggezza Gattuso ha impostato la gara e con altrettanta saggezza ha fatto i cambi giusti nel momento giusto. Forse allora, Martens sì. Ce l'aspettavamo molto prima. Sì. Però, magari vorrebbe giocare con la Lazio, chissà. Sicuramente partirà con Martens in titolare. Vediamo il computer sempre, perché è uscito anche l'arbitro della gara con la Lazio, arbitra Di Bello, Irrati va al VAR. Ecco la decisione appunto degli organi arbitrali. Abbiamo al VAR il numero uno al mondo, quello considerato praticamente il miglior arbitro in... miglior arbitro al VAR. Che difficoltà c'è a guardare la televisione? No, c'è un grandissimo vantaggio a guardare la televisione. Appunto. Non difficoltà sono ad arbitrare e poi comunque... Stiamo facendo il migliore di chi guarda la televisione. Irrati è comunque considerato quello più, diciamo, il migliore, il più attento. Allora, andiamo a vedere dire che anche come arbitro si lascia. Sì, andiamo a vedere gli highlights della partita Napoli-Inter. Napoli primo tempo bene, secondo tempo all'inizio, primi 20 minuti, 30 minuti, forse sì, ma dovuti anche soprattutto anche all'impostazione dell'Inter, ecco. E alla finale invece tutto azzurro. Vediamo il servizio. 1-1 al Maradona, l'autogol di De Vrij. Ah, ma ancora delle bello immagini. Quell'abbraccio alla fine tra Auriali e Gattuso, due campioni del mondo, bellissimo, sì. Veramente da brividi quella. C'è una telefonata, andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera. Chi parla? Sono dove chiama? Luigi da San Giovanni. Luigi, prego. Vorrei rilasciarmi. Sì, riposo del Napoli 101%. Abbassa il televisore e ci ascolta al telefono. Sì. Allora, dica. Senti, abbassa il televisore e ci ascolta al telefono. Ci ascolta al telefono? Sì. Allora, forza. Prego. Sì, sì. No, allora stai sentendo il televisore. Mamma mia. No, adesso ho abbassato tutto. No, è impossibile, perché allora mi senti adesso? Sì, sostanzialmente. Allora, forza, prego. Ma adesso non sento più. Ma come non senti più? Ho detto vai, dici, forza. Allora, allacciandomi all'amico di prima, per il fatto di Osimhen, sì. Il Napoli non gioca per lui. Perché? E automaticamente lui va davanti, sta sempre da solo. Ed ecco che i palloni, se lui non ce li passano, è normale, automaticamente il ragazzo, ma che deve fare la va davanti, si guarda la partita, se loro non gli danno il pallone, come faccio qua su Guadu? Hai capito? Bisogna avere pazienza. La cosa della partita del giovedì, anche la Lazio giovedì ha giocato, anche lui, automaticamente che succede? Noi togliamo i giocatori forti, battiamo una partita alla volta, dovevamo battere l'Inter, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo pareggiato, va bene, però comunque... Una partita alla volta dobbiamo guardare. Iniziamo, se lasciavamo i nostri giocatori più forti, poteva succedere qualcosa in più. E giovedì, come viene così ce la prendiamo, perché se noi ci abbiamo preso un punto, poteva capitare che ne prendevamo tre. È ancora meglio da parte mia. Poi, io penso che noi abbiamo un allenatore capace di... valutare, scegliere, e qui si è fatto così, va bene. Il Napoli ha fermato l'Inter,
che vinceva 11 partite di seguito, mai era andato in svantaggio. Il Napoli ha fatto una buona partita, è stato fortunato da una parte e sfortunato dall'altra. Tutto sommato il pareggio mi sembra giusto, non vedo recriminazioni che se rimaneva in campo qualcuno, ma è il senno di poi. Andiamo fiduciosi, continuiamo così. Come? Ma figurati. Continuiamo così, dai. Grazie per aver chiamato. Non so se sei d'accordo. No, ma io, chiaro, diciamo, rispetto il pensiero dell'amico che poc'anzi chiamato, però ci sono dei momenti, delle dinamiche della partita. Ecco, probabilmente lo stesso Napoli si è accontentato del pareggio. Sì. Che comunque è un risultato positivo contro una squadra che, ricordiamo, la Sornione, e poi alla fine non dimentichiamo che sì, abbiamo avuto l'occasione con Politano, peccato che la traversa interna non si è materializzata in gol. Non si è materializzata in gol. Ma non dimentichiamo che all'ultimo minuto hanno avuto loro un'occasione, hanno creato un'occasione da rete, certo, dove è stato bravissimo Manolas nell'intervenire su Hakimi. È stato un intervento, diciamo, risolutore alla pari di quello fatto nel primo tempo che abbiamo visto su Lukaku. Sì. Sentiamo Conte, fine partita, la prima parte della sua conferenza stampa. Vediamo. Da parte nostra c'è grande soddisfazione perché vedere la solidità mentale di questa squadra che, nonostante sia andata sotto per un episodio molto ma molto sfortunato, non ha perso fiducia, non ha perso un po' la via, quella quella che stiamo percorrendo e che ci ha portato ad essere al primo posto. Quindi da questo punto di vista sono molto contento, sono soddisfatto, perché secondo me comunque abbiamo dato una prova di forza stasera. La classifica dice più 9, 7 partite da giocare, un saldo positivo negli scontri diretti. Però quello che conta è la reazione all'inizio del secondo tempo, dopo un gol assurdo preso paradossalmente, cioè meno la classifica, ma quello che si è visto all'inizio del secondo tempo. Sì, anche perché questo tipo di partite le avremmo in passato un po' subite da un punto di vista psicologico. Invece quello che è cresciuto in questa squadra è cresciuta non solo da un punto di vista calcistico, ma secondo me è cresciuta proprio a livello di solidità mentale. Una squadra che comunque con giocatori che al di là dell'evento, che possa essere positivo o negativo, rimangono sul pezzo, concentrati, sapendo che quello che devono fare. Io penso che questo sia stato un po' lo step più importante che siamo riusciti a fare nel tempo con i ragazzi. Cosa c'è alla base della crescita di Eriksen? È tutto merito suo? È merito dell'allenatore? Cosa? Beh, io penso che quando un giocatore migliora sia merito di tutti. Innanzitutto è merito del calciatore, che anche in momenti un po' più difficili non si è abbattuto, anche perché lui ha sempre avvertito la fiducia da parte mia, da parte dei compagni, da parte del club, quindi lui è sempre stato trattato da giocatore importante come gli altri. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare di più con lui. Lui ha avuto bisogno di un po' di tempo anche per ambientarsi, per capire anche alcune situazioni. E adesso è sicuramente un giocatore per noi ritrovato. Quindi io penso che il merito sia da condividere con tutti, con i compagni che l'hanno sempre coinvolto. Con lo staff che l'hanno preso singolarmente nei video a fargli vedere alcune situazioni. Io penso che ogni allenatore con il proprio staff, il primo compito è quello di migliorare tutti i calciatori e metterli nelle migliori condizioni. Poi a volte bisogna fare delle scelte, è inevitabile che possiamo far giocare 11 più le sostituzioni. L'ultima per me: nello spogliatoio, per motivarli tra le altre cose, gli hai scritto sono i titoli che vincerete che alla fine vi renderanno grandi al di là delle soddisfazioni personali. Ma questo non questa è una cosa che io
amo ribadire alle persone che lavorano con me, non solo ai calciatori, anche allo staff, a tutte le persone che lavorano con me. Tutti sono capaci di fare un buon lavoro, in pochi sono capaci a vincere. È quello che fa la differenza, è così per i calciatori. Rimanere all'Inter per tanti anni e non alzare neanche un trofeo, sì, hai avuto una carriera nell'Inter, ma non hai scritto la storia, non sei entrato dentro la storia della società. È questo che io cerco di dal primo giorno di far passare questo messaggio a ragazzi vogliosi di fare qualcosa e di entrare nella storia dell'Inter. Bene, rieccoci nuovamente qui. Beh, insomma, ha le idee chiare quest'Inter, no? E cosa gli vuoi dire? Prima in classifica, 9 punti di vantaggio sulla seconda. E in campionato è stato devastante, merito di Conte. Io ammiro tantissimo Antonio come allenatore, come motivatore. È uno che è abituato a vincere, ha vinto da calciatore, ha vinto tanto. Ha vinto da allenatore, non solo in Italia. E riportò con la nazionale nuovamente quel senso di appartenenza alla maglia. Non dimentichiamolo che avevamo perso praticamente dal 2006, sotto certi aspetti. E Antonio ha detto una bella cosa: solo chi è abituato a vincere continua a vincere e sa vincere. Solo chi sa vincere è abituato a vincere. Non sono frasi dette tanto per dire, però ripeto, mi sarebbe piaciuto vedere Conte in una situazione diversa, con un distacco molto più risicato, se avesse affrontato questa conferenza stampa dopo questa partita in maniera così calma, tranquilla e gioiosa. Bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo, abbiamo tantissime cose da vedere e anche da sentire, insomma, non mollate TV Luna. Bene, eccoci ritornati qui con Gigi Pavarese nello studio B di TV Luna. Dovremmo avere una telefonata, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, direttore, sono Luigi da Monte di Procida. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera, grazie sempre per il Gama Score. Prego, prego. Sempre, anzi vorrei vedere un poco Tacchi, se Tacchi? Possibile. Tacchi e anche un poco il grande José Altafine. Tacchi, che Juan si Carlo fa Stacchi. Calci d'angolo. E José. E José. Grazie direttore. Voglio fare una domanda al vostro caro ospite, che è molto competente. La ringrazio, è un uomo di calcio. È un uomo di calcio vero, quello che il calcio come piace a me. Perché io tengo 70 anni, oggi faccio 70 anni. Auguri, tanti cari auguri. Auguri. Grazie, direttore. Auguri. Grazie. Vorrei fare una domanda. Come adesso purtroppo questo campionato, diciamo, è stato un po' falsato, parliamo del futuro del Napoli. Il grande ospite vostro, come vede il Napoli del futuro e dove andrebbe rinforzato? A mio piccolissimo avviso, almeno il terzino sinistro, a mio piccolissimo avviso. E quindi lui, essendo un grande competente, su dove il Napoli ci può far divertire ancora di più per l'anno prossimo, sperando che i tifosi andranno in campo in modo che avremo pure le partite un poco più emozionanti. Comunque grazie sempre per la vostra ospitalità. Grazie. E un grande saluto e un abbraccio. Ciao, grazie per averci chiamato. Gigi. Rinnovo gli auguri al nostro telespettatore, soprattutto lo ringrazio per le belle parole. E cosa dovrei rispondere? Io lo migliorerei. Come? Come lo migliorerebbe Giuntoli, perché è giusto dare merito a chi ha costruito questa squadra in questi anni e che lo farà nei prossimi anni, grazie soprattutto alla disponibilità della proprietà. È chiaro che tutto dipenderà da quello che sarà, come finirà questo campionato. Auguriamoci di conquistare il posto utile per la partecipazione alla Champions per la prossima stagione, e che questo sicuramente darà la possibilità alla società, con introiti maggiori, di poter anche consentire, di poter anche cercare di confermare i calciatori
già in essere, soprattutto cercare di migliorare laddove anche quest'anno abbiamo notato qualche lacuna dovuta soprattutto a qualche infortunio di troppo, e laddove praticamente Gattuso è stato costretto a migrare in quella zona dei calciatori non dal piede naturale. Mi riferisco con Di Lorenzo prima, e io sai che quello che maggiormente praticamente si è adattato tra virgolette in un ruolo non suo, è un ragazzo che comunque va ringraziato per quanto, per l'abnegazione e soprattutto per la sua determinazione nel giocare un ruolo suo e sottoposti praticamente a critiche normali, perché non è che potevamo pretendere chissà cosa. È chiaro che Napoli credo che sia stato attento su questa soluzione, visto che Gulam purtroppo non è riuscito a recuperare, poi la sfortuna si è accanita su di lui con l'ennesimo infortunio, e quindi credo che il Napoli interverrà sicuramente in questo settore. Fermo restando, io ripeto il mio giudizio, io ero molto fiducioso quest'anno per come era stata costruita la squadra e quella che era l'intendimento soprattutto dell'allenatore di impostazione tecnico-tattica. Ahimè, purtroppo il Covid prima e poi una serie di infortuni hanno penalizzato moltissimo quella che era l'idea tattica e tecnica di Gattuso, supportata soprattutto dalle scelte fatte dalla società. Io sono convinto che mi auguro che comunque possano restare e mi auguro che restino soprattutto Colubalì e Fabian Ruiz la prossima sono stagione. Sono elementi importanti. Per rendere ancora, sì, diciamo, per arricchire ancora di più e rendere concreto questo sogno che tutti noi tifosi abbiamo. Allora, Napoli in silenzio stampa, ma intanto Gattuso lancia degli auguri particolari. Gattuso in silenzio stampa anche lui, però può parlare sui social, vediamo. Brahim, tantissimi auguri di buon compleanno, un abbraccio grande e buon lavoro, e goditi di questa giornata. Un bacione, ciao. Auguri a Ibrahimovic. Ha fatto gli auguri al suo ex compagno di squadra, suo amico, ma ci sta, per l'amor di Dio, adesso vogliamo criticare. No, assolutamente. Io credo che Gattuso, di questo silenzio stampa, credo che sia quello più colpito, perché credo che in cuor suo abbia tanto da dire. Allora, noi tante cose. Andiamo al telefono adesso, poi parleremo della Superliga, non pensate ci siamo dimenticati di questo capitolo, però dobbiamo prima due telefonate, la conferenza e poi la Superliga. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Angelo, sono Salvatore da Napoli. Salvatore, buonasera. Salvatore, abbassa il televisore, il volume del televisore. Fatto. E buonasera anche all'ospite in studio. Vai. Angelo, io mi sono divertito vedendo il Napoli. Però vorrei un vostro parere. Il gol che ha fatto l'Inter si poteva benissimamente evitare, perché io ho visto l'incertezza del nostro portiere, perché su quel cross poteva uscire benissimamente, che nell'area di rigore non c'era un giocatore dell'Inter, e se vedete bene l'immagine lui ha fatto un passo avanti e poi si è ritirato. È vero, cioè lì se stava adesso non voglio togliere merito a me, se stava Ospina quel pallone se lo mangiava. Allora io vedo questo portiere insicuro tra i pali, eppure era il portiere più forte in Europa e il portiere che doveva giocare anche in nazionale. Vabbè, ti faccio rispondere un vostro parere. Ti faccio rispondere a Gigi, grazie. Gigi, velocemente, una risposta flash? No, dico, forse probabilmente sarebbe stato Luca Marchegiani quello adatto nell'uscita, perché era quello che era abituato ad uscire e comunque sempre a calcolare bene il tempo d'uscita. Non colpevolizziamo troppo il ragazzo, che è un altro grosso investimento di questa società, è il portiere del futuro. È giovanissimo, non dimentichiamo che è un 99, per l'amor di Dio è un ruolo difficilissimo, ma soprattutto questo è uno che ha grandissime qualità, grandi doti. Probabilmente forse l'alternanza con Ospina non ha mai dato tranquillità a loro stessi in primis e ai compagni, ma io credo che comunque noi abbiamo due grandi portieri
Come sono stati gestiti? Sono stati ben gestiti e teniamoceli stretti. Andiamo ancora al telefono, più flash, Gigi, perché abbiamo troppe telefonate, mi dicono. Pronto? Pronto, buonasera direttore. Buonasera. Sono Walter da Strasburgo. Da Strasburgo? Sì, è un po' che non chiamo, all'inizio chiamavo sempre. Vai Walter, vai. Un grande saluto a Gigi, che lo ritengo pure io uno dei pochi seri e competenti in Italia. Grazie. La mia domanda era proprio questa, poi ascolterò in diretta. Volevo sapere proprio, era molto interessante sapere da un suo pensiero di Gigi, che ne pensa di tutto sto casino che sta succedendo per questa Superlega. E adesso ne parleremo fra 10 minuti. È quello che ha detto il presidente Guerra. Sì, ne parleremo fra 10 minuti. Abbi pazienza, 10 minuti. Guagnello e compagnia. 10 minuti e ne parliamo. Grazie. Un saluto e un abbraccio. Allora andiamo a sentire l'ultimo resoconto negativo all'Inter, la seconda parte dell'intervista di Conte. Vediamo. Dottore, buonasera, tre cose rapidissime. La prima, te la ricordi quella domanda sul piano B? Non credi che il piano B, al di là dei numeri, degli schemini, delle cose, si sia visto stasera? Cioè tu vai sotto e poi la squadra però ha la testa per andarsela a riprendere la partita, andando sotto in quel modo? Io penso che oggi abbiamo dato una buona dimostrazione di forza, abbiamo dato una dimostrazione del perché siamo in testa anche alla classifica. Io penso che venire a Napoli e fare questo tipo di partita, comunque andare sotto, episodio sfortunato contro una squadra forte, e riuscire poi al di là di raggiungere il pareggio, però a pensare sempre a vincere, questo penso che sia una bella soddisfazione per me. Detto questo, abbiamo fatto ancora un piccolo passetto, oggi comunque abbiamo perso in classifica 2 punti nei confronti del Milan e 2 nei confronti dell'Atalanta, quindi dobbiamo continuare a pedalare, però ripeto, quello che stiamo facendo mi soddisfa. Abbiamo visto nelle scorse settimane, nella passata settimana, delle partite di una bellezza inaudita, con delle giocate di una bellezza inaudita. Io stasera ho raccontato, secondo me, una delle più belle giocate del campionato, perché quella palla di Lautaro a Barella nel primo tempo è una roba da fantascienza, per come vedo io il pallone. Parlami un attimo di questo ragazzo che sta giocando. Secondo te è a quel livello lì, di quelle partite lì, Lautaro Martinez, quello che abbiamo visto tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, ad esempio? Lauti ha fatto una crescita, secondo me, esponenziale, così come tutti gli altri. Però lui lo vedi, cioè, è tangibile, anche perché data la giovane età, stiamo parlando di un ragazzo che è veramente molto giovane, che non ha grandissima esperienza, ma ha capito che se vuole diventare un top player deve continuare a fare quello che sta facendo, perché sicuramente un ragazzo oggi che è totalmente dentro, è focalizzato, è molto attento su tutti i particolari, ecco. L'ultima cosa è una cosa a metà tra una domanda e una battuta: sei pronto per la Superlega? Ma ho letto un pochettino così, però ripeto, adesso siamo talmente focalizzati sul presente, cercare di fare qualcosa di veramente straordinario per noi e per il club, per i tifosi, per i calciatori, che poi avremo tempo, ecco, per fare delle valutazioni. Però sei pronto, tu sei sempre pronto. Io sono nato pronto, quindi come non è una mia battuta, quindi. Bene. Ciao, grazie, grazie. E allora ha avuto subito, insomma, ieri questa domanda, e oggi ci sono state le novità. Però prima di parlare della Superlega, c'è la UEFA che ha rilanciato la propria Europa League, la propria Champions League. Andiamo a vedere il computer, eccolo qui, ufficiale. Nasce la nuova Champions League dal 2024. Ci saranno 36 squadre, girone unico, 10 partite. Cambierà qualcosa anche in Europa League e in Conference League. Allora,
prima il commento su questa Champions, che cambia? Guarda caso, proprio oggi arriva il cambio. No, questo era già in essere da molto tempo. Però la notizia di oggi. Si stava già discutendo con la, diciamo, l'ente delle società calcistiche, il cui presidente Andrea Agnelli. E questo per consentire alle società di poter disputare qualche partita in più nella fase preliminare, quindi da 6, al minimo di 6, adesso si passa a 10 partite dalla stagione 2024-25, sia chiaro. Però oggi, poi, al di là di quanto ieri c'è stato quel comunicato della UEFA, benedetto dalla FIFA, ma soprattutto sottoscritto anche dalle varie federazioni, quelle più importanti, quella italiana, spagnola. Allora spieghiamo un attimo che cosa è successo, lo spieghiamo nel servizio che adesso mandiamo in onda, perché altrimenti non riusciamo a aprire la seconda parte del dibattito. Il servizio che mandiamo in onda proprio su questa nascita di questa Superliga a cui appartengono Juve, Inter e Milan, e dopo c'è la reazione della UEFA, insomma. Un gran putiferio oggi, però ha riepilogato tutto il nostro servizio nel telegiornale. Sì, chiedo scusa, appartengono alle 12 squadre, 12 società che hanno dato vita a questa, sì, Superlega, e che da statuto sono quelle praticamente, diciamo, le società più importanti. Ci poteva essere anche il Napoli, ma il Napoli... Però vedremo dopo il Napoli. Andiamo a sentire prima il servizio, poi so che ci sono delle telefonate, le prenderemo. Vediamo. Un golpe in piena regola che cambia di fatto il mondo del pallone. Nella notte, con un comunicato ufficiale, è nata la Superlega, un torneo o una coppa, ancora non è dato saperlo, a cui prenderanno parte 12 tra le squadre più blasonate e ricche d'Europa, i cosiddetti scissionisti del calcio. Tra queste anche Inter, Milan e Juve, in attesa di capire se ci sarà anche la Roma. L'idea, nata in tandem tra Andrea Agnelli e Florentino Perez, con il supporto del Manchester United e del Milan, ha fatto di fatto infuriare FIFA e UEFA, che minacciano sanzioni economiche e l'esclusione di club e giocatori da tutte le manifestazioni internazionali, mondiale compreso. Ma cosa c'è dietro questo progetto? Interessi televisivi, interessi economici per ripianare i debiti. Un semplice e inevitabile cambio dei tempi post-Covid. Fatto sta che i piccoli club, tra questi anche il Napoli, uno dei pochi in attivo in Europa, rischiano di essere spazzati via, come affermano i tifosi. Non diventa più una competizione sportiva, ma una competizione economica a questo punto qua. Cioè, nel senso che chi è più ricco va avanti, e già oggi ci assistiamo a questo fenomeno. Figuriamoci quando poi dovessero fare questa famosa Superlega. Adesso sarebbe il momento giusto di creare una Lega, la Lega del Sud, di fare un campionato solamente con le squadre del Sud. Beh, secondo me rappresenta, diciamo, proprio come ormai tutti stanno dicendo, la morte del calcio, perché ovviamente preclude la possibilità a squadre piccole, squadre minori di partecipare a una competizione così importante come la Champions League alla fine. È una pazzia, spero che non vada in porto. D'altronde ho sentito che le varie nazioni si sono, come dire, ribellate, si sono messe contro. Mi dispiace per il signor Agnelli che ha dato la sua adesione, spero che la cosa finisca così come è nata. Già partendo dal presupposto che hanno escluso il Napoli, che comunque è una realtà forte, una realtà, comunque una società forte, eccetera. Sì, e c'è subito la reazione di Tavecchio, è arrivata adesso, guardate il computer, dice: contento che Napoli, Roma e Lazio non siano in Superlega, ora subentrano anche politica ed economia. Insomma, un grande patatrac che adesso proveremo a sciogliere. Perché parliamo di questo, Gigi, però volevo un flash, perché abbiamo due telefonate in linea, su Agnelli, che oggi esce ridimensionato. Con le ossa rotte, più che ridimensionato. Perché le parole di Čeferin sono le parole di un uomo che ha espresso tutta la sua... Chi dimensione. È Čeferin? Čeferin è il presidente dell'UEFA. Presidente dell'UEFA, eccolo qui. Vediamolo, perché tu hai detto le parole. Aiutiamo i telespettatori che non sanno. Guardiamo qui. Čeferin attacca Agnelli, mai visto uno mentire come lui.
Superlega, progetto senza senso, è uno sputo su chi ama il calcio. Giocatori banditi da mondiale e da europei. Per me i club vanno sospesi dalle coppe. Fonte Gianluca Di Marzio, incredibile. Dici. Ma incredibile, è una presa di posizione molto forte da parte dell'UEFA, ripeto, spalleggiata dalla FIFA. E è chiaro che alla base ci sono sempre aspetti economici che queste 12 società hanno messo in risalto. E io non penso alle grandi società, io penso alla crisi che sta attraversando da qualche anno il nostro calcio a livello nazionale, con le società che praticamente appartenenti alla Lega Pro, la cosiddetta Serie C, ma soprattutto anche alla Serie B, dove hanno grandissime difficoltà. Certo. E pensare che ci possano essere tutti questi soldi, beh, basterebbe almeno solo quello che dovrebbe essere diciamo riservato ad una società per poter cercare veramente di aiutare il calcio italiano e dare la possibilità veramente al calcio di poter rinascere da un punto di vista economico, perché credo che il governo purtroppo fino ad oggi non ha fatto nessun passo nei confronti delle società calcistiche, e ora più che mai credo che anche la politica debba scendere in campo per tutelare il calcio. Andiamo al telefono, pronto? È caduto, vediamo l'altra linea, pronto? Pronto, buonasera. Allora, mentre ripristinano i collegamenti, Repubblica.it dice sul computer, caso Superlega. Per Repubblica non è escluso che De Laurentiis esca allo scoperto dopo le riunioni ECA e Serie A. Ci sono poi delle retroscena sui posti destinati all'Italia, ma cercheremo di capirne, anche perché è in corso una riunione molto importante, Gigi, che praticamente deciderà gran parte. Io non credo che le squadre... I posti riservati dalla Superlega all'Italia? Sì, sì, è chiaro. È chiaro, bisogna tenere conto che in questo momento Paris Saint-Germain e Bayern Monaco non hanno ufficialmente aderito o hanno solo fatto qualche ammiccamento, sì, almeno da quello che leggo. E credo che una società come il Napoli, che poi tra tutte queste che ci sono è quella che praticamente è l'unica che ha i bilanci in attivo, sì, non possa essere non considerata. Nelle 12 fondatrici sono state prese in considerazione, sono quelle che hanno un curriculum internazionale di tutto rispetto, che hanno vinto più di una competizione. Noi purtroppo, ahimè, ne abbiamo vinto una sola, e De Laurentiis si è costretto comunque a riconoscerla, visto che non ama quel Napoli, è costretto comunque a riconoscere quell'unico trofeo vinto. E... rifletterà. Vedremo, perché Ceferin ci è andato giù duro. Andiamo ancora, questo è il sito della Gazzetta dello Sport. Ceferin dice: Andrea Agnelli, che delusione, mai visto uno mentire così. E poi dice: parole durissime usate dal presidente dell'UEFA dopo la riunione, l'avidità è così forte che sconvige tutti i giusti valori umani. Pensate che considerazione ha. No, ma al di là, allora, io mi aspetto comunque a breve una risposta molto piccata di Agnelli. Però credo che questo suoni quasi a mo' di monito, questa sveglia voluta da questa società, ma soprattutto, non dimentichiamo, non parte solo da Agnelli, parte da un'idea di Florentino Perez, del presidente del Real Madrid. Sì. E qua sembra che stiamo, in un certo senso, sia UEFA che FIFA, stanno spazzando via tutta una serie di scandali che negli anni passati hanno tenuto ad evidenziare la sete di potere di certi personaggi, non solo di sedia, ma soprattutto economica. Ecco, sempre dalla Gazzetta dello Sport apprendiamo che c'è Live Superlega, c'è in corso l'assemblea di Lega di Serie A, ci sono anche Juve, Inter e Milan, la risposta dell'UEFA via libera, appunto abbiamo detto, la nuova Champions, la Premier invece vuol cacciare i 6 club che aderiscono a questa manifestazione. Johnson farà di tutto per fermarla, Draghi preservare competizioni nazionali. 5 miliardi di dollari
da Dazon. Sì. Da Dazon. Sì, da JP Morgan. Sarebbe il proprietario di Dazon, no? Ma insomma, c'è tutto un movimento dietro, chiaramente politico, economico e pazzesco. Andiamo ancora al telefono. Pronto? Pronto, buonasera? No, non c'è... Sì, ma c'è in linea. Pronto? No, vabbè, non vuol parlare l'amico in linea e non parla. Benissimo. Allora facciamo così, fermiamoci un attimo. C'è la pubblicità. Fermiamoci qualche minuto prima, così poi recuperiamo dopo. C'è la pubblicità. Vi ricordo chi vuole intervenire, 728 14 14. E poi abbiamo tante altre cose da farvi vedere. TV Luna, vi ricordo 728 14 14. Quando ci saranno delle telefonate... quando ci saranno delle telefonate, praticamente andremo in diretta. Mi chiamano anche qui, se vogliono intervenire. Dovete fare 7-28, 14-14. Gigi, si è detto che i giocatori rischiano tanto. Rischiano di non andare nei nazionali, rischiano di non poter disputare i campionati, le società. Vedi, il problema, io credo che... ragionando su due piedi, è chiaro che comunque quello che potrebbe offrire la Superlega con gli introiti economici, si parla di almeno di contribuzioni da intorno ai 320 milioni di euro a stagione per società, quindi immagina la forza che hanno soprattutto contrattuale nei confronti dei big, che da un punto di vista economico andrebbero a guadagnare molto, e probabilmente la gloria nazional popolare potrebbe passare sicuramente in secondo piano rispetto a introiti economici importanti. Quindi sì. Andiamo credo che sì. Andremo a perdere quel senso così di patriottismo. Fatemelo passare. Vabbè, andiamo al telefono, sono telespettatore, pronto, te lo lasciamo passare. Direttore, buonasera, sono Francesco De Racino, buonasera anche all'ospite. Buonasera Francesco. Vabbè. Senta, io chiedo conforto a voi che siete esperti di campo e anche giornalisticamente, insomma, c'avete la vostra esperienza. Trovo personalmente un po' esagerate le critiche che sono state fatte ad Osimhen, non da parte vostra premesso. Perché dico, a Napoli c'è questa abitudine di non far crescere le persone. Non sappiamo aspettare. Non sappiamo, come abbiamo fatto l'anno scorso con Lozano. Allora, io non sappiamo aspettare su Zapata. Esattamente. Non ce lo dimentichiamo. Non sappiamo aspettare sul giocatore Petagna. Non sappiamo aspettare su Osimhen. Non sapevamo aspettare su Lozano. L'esperienza di Lozano. Non sapevamo aspettare su Zelischi. E questo era il nostro guaio. Però allora, Zelischi e Lozano sono esperienze che dovrebbero farti capire che devi aver fiducia nell'operato della... Ma lo stesso... Guardi, mi perdoni, lo stesso Coulibaly, non dimentichiamo che i primi tempi era oggetto di critiche imbarazzanti. Oggi è il miglior difensore al mondo. Facciamolo completare, prego. Mi scusi. No, premetto che, per esempio, no, sono d'accordo con voi, per carità. Io dico, premetto che questo Napoli ha nel suo DNA Ciro Mertens e Mertens ha nel suo DNA questo Napoli, però Mertens ha la sua età. Quindi ci sono partite che possono giocare insieme, l'abbiamo visto, ci sono partite che Osimhen le può fare tutte, ci sono partite che può fare pure di meno, e la stessa cosa vale anche per Mertens. Voglio dire, poi l'allenatore sta lì e valuta il giorno prima la persona più adatta in quel momento che può giocare. Noi dobbiamo portare solo pazienza, perché la rosa è forte. Se Dybala sta in panchina e nessuno parla, perché noi dobbiamo fare, ecco qua, il grande bluff, abbiamo sprecato 80 milioni, abbiamo fatto... Cioè, ragazzi, un po' di equilibrio, direttore, mi sbaglio? No, guarda, ti darei un bacio, ti mando un bacio perché hai centrato l'argomento stasera nella scarsa pazienza dei tifosi. Ma qua ci dimentichiamo che anche su Insigne abbiamo fatto discussioni, ci dimentichiamo che abbiamo contestato anche Maradona. Cioè, ragazzi, scherziamo. Direttore, no, scusi, la partita con l'Inter non era la madre, come vogliono dire, di tutte le partite. Era la partita dove il Napoli non doveva perdere ed era la partita che doveva dimostrare solidità, organizzazione, cioè dimostrare che tutto quello che è avvenuto in queste settimane era giusto. E quelle sono state le conferme. Poi andremo a giocare, certo, adesso non possiamo più sbagliare. Grazie del tuo intervento, sei stato molto preciso.
e hai dato un modo a tutti. 19 aprile 1989, ma te la ricordi questa data, Gigi? Oggi è 19 aprile, 89, 99, 2009, 2019. Sono 32 anni, da che cosa, Gigi? La Coppa UEFA. Bayern Monaco 2, Napoli 2. Napoli 2. Quando un semplice riscaldamento di Maradona diventa una leggenda. Te lo ricordi o no? Eh sì, lo ricordiamo, sì. Lo 32 ricordo. Anni fa, Gigi, eri su quel campo. Era in panchina, era su quella panchina, accanto a Bianchi. Ricordo sì, fu una bellissima... Bella oggi lo ricordo. Ci aprì, ci aprì definitivamente le porte verso la finale. L'andata a Napoli e San Paolo era finita 2-0. E lì avevamo la consapevolezza di un grande Napoli che dominò in lungo e in largo quel Bayern di Monaco che era costituito da giocatori che erano statura come sempre della nazionale tedesca e fu veramente una partita stupenda, bellissima, una bellissima serata, finì 2-2, ma una partita che potevamo vincerla. Fu sfortunato Antonio Carranate che ebbe nel finale due grossissime occasioni. Vediamo il video, vediamo il capitarono video, capitarono a lui, capitarono. Questo però è il video di Maradona che si riscalda con sì, Careca sì, quel giorno. Sì, sì. Vedete, abbiamo preso tutto. Se togliamo la grafica un attimo. Che bei tempi. Possiamo anche vedere Maradona, bravo. E non so, l'audio non c'è. Perché non c'è l'audio, non è importante. C'era, sì, non è importante, questo è Diego Armando Maradona. Ricordo, ricordo che prima della partita il Bayern aveva così... incaricato un funambolo, un giocoliere, praticamente era lì a palleggiare prima dell'inizio del riscaldamento e arrivò Diego e ci fu una simpatica sfida, se te la ricordi, tra sì, i due, ecco questo. Guardate, questo è il palleggio 32 sì, sì, anni fa, Diego poi era al ritmo di una musica molto bella che sì, sì, stato... Vabbè, non abbiamo avuto tempo ma adesso per attivare, ma questo è quanto il palleggio di Diego Armando Maradona sul campo del Bayern di Monaco, finito a 2 e il Napoli portò su in aereo la Coppa. No, 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 successivamente poi, successivamente, alla finale, poi si in quello torneo la Coppa non la portammo noi, non la portammo sull'aereo noi, la Coppa la portarono l'ingegner Ferlaino e il vicepresidente Gianni Punzo. E loro aereo privato? Sull'aereo privato. Sull'aereo privato del compianto amico di Punzo e Ferlaino, imprenditore. Non ti viene. Imprenditore molto importante. E perdonatemi che mi sfugge, Gianni Ambrosio. Gianni Ambrosio, Gianni, perdonatemi. Del grano. Ecco, non mi veniva, perdonatemi. E fu, dovreste ricordare, ecco, ci tengo tanto a ricordare la persona. Ricordo che sull'aereo ce la portò il caro Peppe Cavotti, collega, tuo collega giornalista, e caposcalo all'aeroporto di Capodichino. Ci portò lui. Tanti dei miei problemi. E Maradona uscì con la Coppa dalla. Allora, c'è una telefonata, poi vi faccio vedere che è successo ieri per Napoli col pullman dell'Inter. Vediamo, pronto? Buonasera. 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 Ciao, Giovanni Raivano. Ciao, prego, Giovanni. Senta un po', ma questa gente che critica la Cosimetto, parla Ruiz, Zirisco, ma non sono tifosi del Napoli, lasciamola perdere, perché questo non può più bene del Napoli. Io non riesco a capire come fanno a guardare un giocatore che è appena arrivato con tutti i programmati che stanno. Non riesco a capire queste persone. Comunque, buonasera. Grazie, grazie, grazie. Difendi il Napoli. Grazie. Allora, vi ho detto che cosa è successo ieri. Possono partire le immagini, anche con l'audio le commentiamo pure. Sono immagini live. Ecco, via Tasso, ieri il problema del Napoli, sentiamo anche l'audio. Dell'Inter. Si è bloccato, non riusciva più a passare, guardate. Guardate che ci vuole un'impresa a portare questo pullman. Sono state riprese dall'alto queste immagini. Vedete, si è bloccato in una strada, scendere a salire. Il pullman dell'Inter ha faticato per arrivare a San Paolo ieri sera. Volevo mandare queste immagini perché le ha girate un caro amico e me le ha inviate. Tra l'altro si è bloccato tutto. L'Inter che era all'hotel Titanic. Ecco qui, lo vedete, dal corso tramare via Tasso, non vi dico naturalmente dietro
c'erano Cellerini e quant'altro, scorta, ma poi c'era anche un secondo pullman, perché c'era anche un altro pullman. Eh sì, per norme Covid. Loro girano in due pullman. Eh sì, per norme Covid, sì, probabilmente. In stanza di sicurezza, quindi potete immaginare questi due pullman che stavano in realtà, la polizia che scorta, ma non solo. C'era anche un'ambulanza che pensava di poter passare. Vedete, questo rumore è un'ambulanza che fra un attimo vedremo. Insomma, si è bloccato tutto dalla strada. Io mi sembra una cosa normale perché comunque già c'è difficoltà. Ecco qua, secondo pullman. Non vorrei... Che accompagnava l'Inter e dietro anche un'ambulanza che cerca di passare, ma sarà molto difficile per lei. Comunque, sarà molto difficile. Immagini che vi abbiamo voluto mandare così per darvi una notizia. Hola. Dobbiamo andare ancora al telefono, poi c'è il Vessicchio. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Angelo, buonasera, sono Fabio da Fuoridotta. Fabio, ciao. Ciao, un saluto anche a Gigi, grande competente di calcio. Buonasera. Senti, niente, io chiamavo per due cose. Un po' di audio. Una era, veloce. Una era per quanto riguarda Osimhen. Io non credo che Osimhen sia, bisogna aspettarlo, del resto bisogna aspettarlo. Scusate ragazzi della regia, ma è così difficile avere un po' di audio più forte qua in regia, in studio qua? Allora, mi senti? No, è ancora basso l'audio. Pronto? Mi senti? Adesso un poco, ma vai. Allora, dicevo, per quanto riguarda Osimhen, sì, io credo che il discorso non è aspettarlo meno, che non sia un buon giocatore. Sì. Io credo che sia un ottimo calciatore, deve migliorare in tecnica e tante altre cose. Il problema è l'altro, vedere lui ieri in mezzo al campo, con una squadra come l'Inter, e questo dico a Gigi, che si aspetta, si aspetta con una linea da 5, una linea da 4 davanti alla difesa. Spazio per Osimhen, che per me è un contropiedista, non ce n'è. C'è dunque lui la possibilità di avere questo lancio e non c'ha neanche la fisicità di un Lukaku che sta difendendo il pallone. Dunque io credo, secondo me, signor Gigi, se ieri era la partita reale per lui, o io avrei visto meglio dal punto di vista fisico Petagna, che difende palla, può fare la torre per qualche giocatore. Fa salire la squadra, dici tu, fa salire la squadra. Secondo me, perché secondo me non c'erano spazi per il contropiede. E poi, dimmi. Ultima cosa, io ci ho vado apposta, io credo che quella palla, quel cross di Latini, stava sulla linea della retta piccola e lui era a metà tra la linea di porta e la retta piccola. Forse se provava a buttarsi, forse la poteva buttare. Io vi saluto e aspetto grazie. Bene, rispondi? Osimhen veniva da un periodo di crescita ed era giusto, a mio avviso, così come ha fatto Gattuso, riconoscergli i meriti e dargli la possibilità comunque quindi di confrontarsi contro una squadra importante come l'Inter. Per questa sua crescita, che sarà sicuramente esponenziale e che farà il bene del Napoli. Immaginate se fosse partito con Petagna, le critiche... se il ragazzo avesse fatto male, quindi immagina, mangiamo un po', quindi lasciamo stare. Allora, credo che comunque la scelta sia stata giusta, non me ne voglia il nostro simpatico telespettatore. Consueto punto col mio caro amico Sergio Vessicchio, il nostro opinionista del lunedì. Vediamo che cosa si dice anche dopo la sconfitta. Fuori qualcosa sull'arbitro, no? Ma non so che cosa lui, io non sento mai quello che lui manda, lui è libero di dire quello che vuole. Andiamo ci mancherebbe. Io ti metto KO, questa è la verità, con me non la spunti mai, con me vai KO, con me vai KO, con me non la spunti mai. Saluta Massona, ciao, chiudere. La vendetta è un piatto, si sa, che si consuma freddo. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si è tolto i sassolini dalle scarpe, dalla situazione Calciopoli. D'altra parte, chi segue la Juventus e Andrea Agnelli, questa cosa la sapeva da tempo. Sapeva dove si sarebbe arrivati e si sapeva anche cosa sarebbe successo. La Superlega è ormai realtà. La Juventus, l'Inter e il Milan sono tra le squadre che hanno sottoscritto l'avvio di questa nuova epopea del calcio. Adesso si spiega anche la sanzione di Pirlo e il ridimensionamento della pluriscudettata Juventus.
Portarsi Inter e Milan dalla propria parte, da parte di Agnelli, vuol dire rafforzarsi nell'ambito della Superlega. Ecco perché lui, che con Florentino Perez ha praticamente creato questa nuova struttura calcistica europea, dunque ha la vicepresidenza proprio perché è forte, proprio perché è riuscito a portarsi dalla parte sua Inter e Milan. Che fine farà il calcio? Migliorerà sicuramente, non ci sono dubbi, perché non si poteva più stare in una condizione così precaria e così arroccata per i sistemi, ai variali di turno, alle scorribande televisive e soprattutto alle situazioni che in questi anni si sono create e determinate. La Superlega è sicuramente una opportunità per il calcio internazionale e mondiale, ma è soprattutto un punto di partenza per la modernizzazione del calcio. D'altra parte il calcio non è che l'hanno ucciso oggi, il calcio lo hanno ammazzato quando hanno fatto fallire squadre e con loro città. E di qui veniamo anche alla situazione del Napoli. Perché il Napoli è dovuto andare in Serie C? Mica è la città che è stata penalizzata. C'erano, diciamo, delle irregolarità, messo che ci fossero state all'epoca da parte di un dirigente. E perché ha pagato la città? Questo per dire il Napoli, per dire qualsiasi altra squadra. Il calcio lo hanno fatto fallire i magnacci del sistema. Ecco perché abbiamo citato il Napoli, che ha pagato perché non doveva andare in Serie C. Venivano squalificati i dirigenti, però la squadra stava in Serie B, in Serie A doveva stare, non certo doveva fallire in tribunale. E quindi, se hanno creato dei presupposti diversi, oggi ne pagassero le conseguenze. E così hanno fatto per Calciopoli. Si sono inventati un processo all'improvviso ed hanno buttato in Serie B la squadra più titolata italiana, tranne poi evidenziare che non c'è stata nessuna corruzione, nessuna partita venduta, nessun arbitro comprato, e quindi però la Juventus ha fatto la Serie B. Però il Milan è stato ridimensionato con 9 punti di, o meglio, il Milan fu ridimensionato con 9 punti di penalizzazione, lo fecero partecipare alla Champions League e vinse la Champions League. Ma come funziona? Ma come che cosa è successo? L'UEFA, la FIFA hanno fatto troppi imbrogli. Anche l'arresto di Platini lo stanno pagando caro. Ecco perché quando poi succede che c'è la goccia che fa traboccare il vaso, si verifica quello che si è verificato. Chi la fa? L'aspetti. Io ti metto KO, questa è la verità. Con me non la spunti mai. Con me vai KO. Con me vai KO, con me non la spunti mai. Saluta Cassola. Ciao. Vabbè, mi sarei aspettato anche un commento al campionato, dove naturalmente lui è molto critico, insomma, questo campionato, di questa sconfitta della Juve a Bergamo, non è parlato, però, insomma, anche il pareggio. Comunque, questa è una situazione in itinere, ognuno dice la propria, Gigi, è un po' tutti contro tutti, anche se rimaniamo basiti nel fatto di poter pensare un campionato italiano senza Juve, Inter e Milan, cioè, non so, non ci voglio neanche pensare, dovesse essere così. Faccio fatica a immaginarlo, non voglio pensarlo, ma sono sempre più convinto che dovesse partire la Superlega, non possono fare a meno del Napoli. Quindi tu dici che il Napoli dovrebbe far parte di questa Superlega, ma poi se significa poi non far parte del campionato, se significa non far parte addirittura Gigi, si parla dell'esclusione dei giocatori del Napoli, delle rispettive nazionali. Questo non sarebbe un male, perché vuol dire che rimarrebbero di proprietà del Napoli. Ma chi verrebbe a giocare nel Napoli sapendo che non può andare manco in nazionale, sapendo che non può partecipare a un campionato di calcio? Ma allora si allenano solo per questa Superlega. L'ho detto prima, la grande forza economica delle società, almeno così come viene prospettata, ma quelle che parteciperanno a questa Superlega, è, caro mio, da un punto di vista economico, credo che i calciatori penseranno solo ai propri interessi economici e non a interessi di facciata che possono essere dati dalle
dalle varie partecipazioni con le proprie nazionali. Alla fine vedrai, comunque ci sarà una mediazione, perché è giusto che sia così, e si riporterà tutto su giusti equilibri per il bene del calcio e nell'interesse soprattutto delle proprie federazioni. Certo, intanto giovedì si gioca con la Lazio, una gara importante, tutto questo tran tran, c'è anche un campionato da disputare. Oggi nel report di allenamento Spina ha svolto lavoro in palestra e terapie, ma non sarà disponibile. Torna Lozano, che termina la squalifica, non ci sarà Demme, abbiamo detto che è squalificato. Ma è una Lazio che è un po' indecifrabile, a volte fa delle belle prestazioni, altre volte meno. Anche qua bisognerà stare molto attenti, Gigi. Ma forse, ecco, la Lazio per certi aspetti è stata un po' la vera delusione rispetto alla passata stagione, dovuta anche al fatto che probabilmente la mancata verve sottoporta di Immobile rispetto alla passata stagione, che lo ha portato a conquistare la scarpa d'oro, ad essere il capocannoniere più prolifico della stagione passata. Ma nonostante ciò, e ricordiamo che nel pre-Covid la Lazio era la vera antagonista della Juventus, poi quando il campionato riprese durante il Covid è quella che pagò maggiormente, e chi buttò via il campionato a favore della Juventus è stata l'Inter di Conte, per una serie di scelte scellerate da parte di Antonio, che poi quest'anno per fortuna non ha commesso, per fortuna dell'Inter. È la partita che è veramente determinante, che sancirà quella che sarà, anche se la Lazio comunque deve recuperare una partita con il Torino, è quella che determinerà un po' chi era il vero inseguitore, la vera inseguitrice a questo quarto posto. E poi la giornata appena trascorsa ci fa sperare che la Juventus possa essere così risucchiata. Io però sinceramente continuerei a fare la corsa sul Milan, anche se dopo quanto visto ieri un po' difficile. Andiamo al telefono ancora, pronto? Buonasera. Buonasera. Direttore, buonasera, sono Carmine da Compensa. Buonasera Carmine. Un saluto al dottor Pavaresi. Buonasera. Comunque ci sono riusciti ad ammazzare il calcio, si sono riusciti. È una vergogna, vabbè. Non ci sono ancora riusciti, forse ci stanno tentando. Carmine. Il Napoli sta a 4 punti dallo scudetto, allora. Che cosa ne pensa? No. Hanno già specificato oggi che eventuali decisioni verranno prese alla prossima stagione. Al momento saremmo secondi. Vabbè, intanto Carmine, non scherzare, grazie. Vabbè, poi volevo dire un'altra cosa, il signor Versicchio, io lo stimo perché è un tifoso pagato, però non sono proprio d'accordo. Vabbè. Perché la Juve e Chiatti Club hanno rovinato il calcio, con gli imbrogli che hanno fatto. Ma Versicchio si odia o si ama? Il campionato per quelli là che hanno i debiti, quelle. Vabbè. E loro per una parte sono contento che il Napoli non ce l'abbiamo tolto alla Juve davanti alle scatole, e siamo più contenti ancora. Grazie. Comunque, Carmine, un abbraccio, ciao, grazie. Andiamo ancora, Vessicchio si ama o si odia, andiamo sul computer perché è in corso l'Unione di Lega. Bene, Juve, Inter e Milan hanno già detto vogliamo restare in Serie A, quindi adesso non si può stare con due piedi in una scarpa. Se prendi una strada e poi dopo non puoi tornare. Quindi qui prevedo battaglie legali. Prendo la strada. È chiaro che sarà quella che indicherà alla federazione, d'accordo con l'UEFA. Nel momento in cui l'UEFA prenderà una decisione, la Federazione Italiana del Gioco Calcio dovrà adeguarsi, a meno che non voglia essere indipendente completamente la FIGC, come possa essere anche la società. Gigi, qualcuno ha detto che questa mossa deriva dal fatto che molte squadre sono in difficoltà, molte grandi squadre sono, a parte che il Tottenham ha già esonerato Mourinho stasera, quindi voglio dire cambia il tecnico, ma Gigi, pensano, ha fatto De Laurentiis a Bari come oggi ha fatto De Laurentiis a Bari, certo. Però molti pensano che poiché queste città sono molto indebitate,
facendo questo sistema riescono a riequilibrare le loro casse, perché entreranno molti più soldi. Bene, ma perché non farli entrare questi più soldi attraverso l'UEFA? E perché sembra che più di quello non possa dare l'UEFA. A questo punto troviamo l'escamotage come poterli far entrare e quindi far sì che non siano solo 20 società a beneficiarne, ma sia tutto il calcio a livello europeo. Io ripeto, noi abbiamo un grandissimo problema alla base. E ci sono società professionistiche che non riescono purtroppo più ad andare avanti. La Lega Pro non ha più ragione di esistere. E parlavo prima di intervento governativi, ma se il governo non si decide praticamente ad abbattere certi introiti fiscali, intervenire fiscalmente a favore di queste società, cercando, non so, una sorta di semiprofessionismo, così come proposto dal presidente Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nelle sue proposte, o l'attuazione di un campionato che sia d'élite, ma che sia organizzato dalla Lega di Serie D, con società che siano dilettantistiche e che comunque possano consentire alle società professionistiche di poter in un certo qual modo respirare, ecco, tipo diciamo sostituire quella che era la C2, che credo che era un banco di prova importante nella crescita di molti giovani. Quindi fammi andare sull'ultima notizia dall'ANSA, in questo momento bufera sulla Super League, fatemi andare a leggere tutto, se mi togliete anche la scritta, grazie ragazzi. Bufera sulla Super League, contrari i governi e i tifosi, insorgono UEFA e FIFA. La Lega è separatista, chiusa, senza principi. Draghi, preservare le competizioni nazionali. Anche il principe Williams condanna l'iniziativa. L'Eliseo pensa a una direttiva europea. Gravina dice no. Nuovo vertice della Serie A per discutere il progetto, svelato nella notte di ieri, a cui fanno parte, ripeto, Juve, Inter e Milan. Dai club fondatori 10 miliardi in 23 anni, come solidarietà al calcio di base. La situazione sui calciatori, conseguenze per noi, trovate per forza un accordo. La Superlega, anche il principe William scondando l'iniziativa. Mazzola dice provarla un anno, poi tirare conclusioni. La Superlega, quel format che può rivoluzionare il calcio. Tanti no, da Mbappé e da Haaland. Rivolta dei tifosi dei sei club. Insomma, c'è un tutti contro tutti per questa Superlega che, invece di unire, divide, e divide anche in modo netto FIGC e UEFA contro questi della Superlega. Gigi, io intanto ti ringrazio per essere stato stasera con noi. Io ringrazio te per la stima e l'amicizia che ci lega e soprattutto per esserti ricordato di me. Sempre, ma anche bello perché i telespettatori poi piace avere un dialogo direttamente, non c'è sempre la capacità, la possibilità di parlare con degli ospiti direttamente, noi lo facciamo, abbiamo avuto qui tantissimi ospiti di prestigio come te, anche Patrizio Oliva, ricordo l'ultimo ospite, ma non solo. E non è facile, è bello anche che i tifosi possano rivolgersi in modo corretto, ponendo dei quesiti, delle domande, volendo conoscere il tuo pensiero. Sperando di poter ritornare al più presto. Ecco, in campo. In sella. So che ci sono dei contatti, speriamo che si possano verificare. Aspettiamo la fine siamo del torneo. Siamo in dirittura d'arrivo. Non diciamo. Ci sono notizie positive allora. No, più positive di quelle che c'erano prima. Meno male, sono contento. Allora abbiamo fatto bene a invitarlo, anche poi dopo che ci sarà altrove. Stasera alle ore 21, dopo il telegiornale, c'è Super Goal, il consueto appuntamento del lunedì sera, nel programma che ormai avete visto tutto l'anno. Ci sarà il solito parterre, tanti ospiti e molta a competenza, si parlerà naturalmente non solo di calcio del Napoli contro l'Inter, ma anche di questa Superlega che adesso farà sicuramente discutere tantissimo. Siamo in chiusura, io vi ricordo che domani c'è Footden alle 19 con Francesco Borrelli e alle 21 Sentieri Azzurri, il programma che facciamo il martedì sera in collaborazione con il Comune di Agerola e con il Campus Principe di Napoli, insomma tanti ospiti anche lì domani sera per parlare di calcio. Ringrazio la nostra equip tecnica guidata da Federico Scatozza, Peppe Trapolino, Antonio Biscardi e con l'ausilio oggi anche di Carmine Pagano, e vi ricordo sempre di seguire la nostra emittente che poi chiaramente giovedì sarà in diretta con Luna Azzurra Stadio, consueto programma di Lucio Pieri, che naturalmente partirà anche esso alle 19:30
un'ora prima dell'inizio della gara, fissato appunto alle 20.45. Da Angelo Pompameo un cordiale e affettuoso saluto, vi aspetto domani alle 19, vi lascio col telegiornale e poi con Super Bowl del lunedì, consueto appuntamento per parlare sempre di calcio, del nostro e del vostro Napoli, in maniera tranquilla, pacata, in maniera seria, in maniera diciamo da veri tifosi quali siamo. Ciao.